In un affollato teatro marucino si è svolta la prima edizione del premio Sergio Marchionne, organizzato dal liceo scientifico Filippo Masci di Chieti con il patrocinio della Regione Abruzzo. Il riconoscimento è stato attribuito a studenti che hanno concluso il percorso scolastico nell'anno 2022-2023 con il massimo dei voti, ovvero 100 e 100 e lode. La cerimonia di premiazione si è tenuta durante la serata di gala per i 100 anni compiuti dalla scuola teatina fondata nel 1923 per effetto di un decreto regio con il primato di essere il primo liceo scientifico nato in Abruzzo. Al premio Marchionne è stato affiancato il premio Marco di Natale in memoria del matematico di fama internazionale, docente all'Università Sant'Anna di Pisa ed ex studente del MASCI, scomparso prematuramente un anno fa. Momenti di commozione hanno caratterizzato la consegna dei riconoscimenti affidata al dirigente scolastico Sara Solipaca, al cugino di Sergio Marchionne Paolo Sablone e alle compagne di classe di Di Natale Rita Centobeni e Paola Di Pietrantonio con i genitori del matematico presenti in platea. La preside Solipaca parla del premio. È stata la serata conclusiva degli eventi dedicati al centenario del liceo Masci e ha visto l'istituzione del premio dedicato a Sergio Marchionne e a Marco Di Natale. Sono dei premi al merito scolastico che vogliono valorizzare le eccellenze nell'ambito degli esiti scolastici. È un'iniziativa che ha avuto il patrocinio della Regione e speriamo di poterla continuare nei successivi anni scolastici. Il liceo Masci continua, dopo i suoi primi 100 anni, si proietta verso i successivi anni scolastici con il trasferimento nella nuova sede presso la ex caserma Berardi in quello che noi chiamiamo il nuovo Masci.